Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Santa Reverendissima, proprio all'inizio di questa celebrazione eucaristica desideravo dare il mio benvenuto, il nostro benvenuto, perché è a casa sua, il nostro benvenuto alle autorità presenti qui oggi a questa celebrazione, al tenente di Vascello Valentina Romanazzi, ma anche in maniera particolare, eccellenza, mi permetta di dire anche un grazie ai pescatori presenti. Forse potremmo dire per la prima volta nella storia di Terrasini, oggi Santa Barbara si festeggia in questa comunità della marineria. E proprio i marinai, i pescatori la sentono propria, poiché questo invito che viene dal comandante della capitaneria di porto di Terrasini, la guarda costiera, che ha voluto rivolgere a tutti loro, loro sono presenti in questa celebrazione per la prima volta a questa festa. E hai liberato il mio corpo dalla perdizione, dal laccio di una lingua calunniatrice, dalle labbra che proferiscono menzogne. Di fronte a quanti mi circondavano, sei stato il mio aiuto e mi hai liberato. Secondo la tua grande misericordia e per il tuo nome. Sì, per me la nube che ti accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi. Signore, rispondi a me la tua volontà. XII, proclamò la nostra Santa Martire, patrona della Marina Militare, degli artiglieri, dei vigili del fuoco. Abbiamo ascoltato la parola di Dio. Il testo del Siracide si può applicare a Santa Barbara che, trovandosi in una situazione di terribile sofferenza, espressa con l'immagine di un fuoco divampante, innalza la sua fervente supplica a Dio, e viene esaudita e liberata dalla pessima situazione in cui si trovava, e per questo ringrazia e loda Dio. Nel Vangelo di San Luca, Gesù preannuncia ai suoi discepoli la necessità di seguirlo sulla via della croce, che è la via del sacrificio quotidiano, superando la paura della sofferenza e della morte. Seguire Gesù significa essere disposti a donare la propria vita e percorrere la via dell'amore che egli per primo ha tracciato, senza vergognarsi di essere discepoli di Gesù Cristo. Ma questo atteggiamento apparentemente negativo ha un risvolto luminoso: la salvezza definitiva, la vita eterna da vivere in pienezza nella gioia piena della comunione con Dio. Santa Barbara ci ricorda che tutti noi siamo chiamati a rendere testimonianza a Cristo con la nostra esistenza. La parola testimonianza viene espressa in greco con un termine che richiama quello italiano di martirio. Testimonianza dunque è martirio per alcuni,
ecco, per quelli cioè che in modo cruento offrono la vita per Cristo. Così è avvenuto anche per Santa Barbara. Thank you.
della messa e complimenti veramente da parte nostra, ci saremo sempre per collaborare così come abbiamo fatto in passato, per collaborare in futuro con voi forse dell'opera e con voi in chiesa. Grazie. Autorità civili, militari, religiose, gentili ospiti, personale militare e civile. Un ringraziamento particolare va a lei, Sua Eccellenza, per averci onorato della sua presenza oggi e di aver celebrato la messa in questo giorno molto importante per noi. Però permettetemi un ringraziamento particolare a Padre Davide per la sua accoglienza e per la sua disponibilità ad ospitarci qui oggi. Non solo per oggi, ma soprattutto per la sua continua vicinanza a noi personale militare. Padre Davide ormai è diventato un punto di riferimento, oltre ad essere un amico, sia per me che per tutto il personale. A tutti i presenti va il mio ringraziamento per essere intervenuti in questa celebrazione, condividendo con noi festeggiamenti per la nostra patrona Santa Barbara. La vostra presenza in questo momento di raccoglimento rappresenta per me e per tutto il personale un segno della vostra vicinanza alla Guardia Costiera. Un ringraziamento per la sorpresa che ci avete fatto a tutte le cooperative di pesca. Padre Davide ieri mi ha chiamato, mi ha detto I'm